ragazze, ciao ragazzi. Allora, video prodotti. Diciamo che la seconda parte del video che ho registrato prima del precedente, perché la fotocamera ha deciso di andarsene a dormire e mi ha lasciato con mezzo video cancellato, non si era salvato nella memoria della fotocamera. Nel frattempo ho fatto un altro acquisto e ho trovato un'altra cosina carina come ciondolini. L'acquisto che ho fatto alla fine è stato un cambio, perché ho cambiato il diffusore da trasporto che avevo comprato al negozio G-Cube un po' di settimane fa. L'ho portato indietro perché il mio fono da sport ha un beccuccio un po' particolare e il diffusore è tondo, quindi non riuscivo a incastrarlo, non ci sono proprio riuscita, quindi ho chiesto alla commessa se per piacere lo potevo cambiare o con un reso, comunque con pagando, cioè prendendo prodotti dello stesso prezzo. Alla fine dovevo fare anche un regalo a mia cugina piccolina, le ho preso quelle spazzole scioglinudo che ora sono molto in voga, cioè in questo video sono molto in voga, però è già sigillata, domani sto comprando gliela do, quindi non me la posso far vedere, però ne ha parlato bene, ha fatto anche una buona recensione, Simply La Biki, se non è, sì, l'ho visto, Simply La Biki. Io non l'ho mai provata, però so che mia cognata ce l'ha, so che si trova bene, quindi la bambina odia farsi pettinare per i nodi, quindi le ho fatto questo regalo, io e mia sorella abbiamo fatto questo regalo. E visto che il prezzo del diffusore era un pochino più alto della spazzola, ho a fianco ho dovuto comprare un'altra cosa, perché potevo ovviamente fare il cambio con i medesimi soldini. Non c'era nulla che stesse dentro del budget, quindi alla fine ho scelto di acquistare questa fascia a 4, come si chiama? Treccine bionde. La marca è la Pop, questo è il biondo medio, fatta in questo modo dietro all'elastico, è carina come effetto, forse è un pochino troppo chiaro, però il biondo scuro era eccessivamente scuro, cioè una delle tre bande era troppo scura e non mi piaceva, era troppo distacco tra il mio capello e la fascia, quindi ho preferito questa. Questa al prezzo pieno, più o meno se non erro, costa una decina di euro. Io avevo uno sconto del 20, sì se non erro, quindi l'ho pagata un pochino di meno. Di recente c'è stato la promessa di matrimonio di mio cugino e gli sposi hanno deciso di fare una piccola bomboniera a forma di fiocchetto con tutti gli svaroschini. È troppo carina. Ora devo trovare solo un sacchetto, perché metterla così insieme alle altre ho paura di perdere qualche glitter, qualche brillantino, però è troppo bellina. Ha avuto un bel pensiero la fidanzata di mio cugino. Brava! Ok, iniziamo con le recensioni che avrei già dovuto fare nel video precedente. La prima cosa che vi voglio recensire è, scusate vi ho accecato, è questo scatolina in latta della Cargo. Dentro ci sono 4 rossetto barra lucida labbra. Queste colorazioni, il colore si chiama Soft Beach, non so pronunciare l'inglese, che schifo. Nel 2013 una persona che non riesce a pronunciare l'inglese, no sto scherzando, no, non sono per niente brava nella pronuncia inglese. Comunque questi sono i colori, ovviamente giù nell'info box trovate la dicitura completa del prodotto, quindi riuscite a riconoscerlo. Dentro ci sono 4 colori, uno un po' più scuro, uno intermedio e 2 molto chiari. Questo scuro è quello che mi piace di più, si vede che è consumato, è un marrone rossiccio che io adoro, comunque essendo carnagione di base gialla, quindi calda, i rossicci mi stanno un pochino meglio dei freddi, anche se io adoro i freddi. Io adoro proprio l'argento, l'oro bianco, però so che mi stanno meglio i colori caldi. Comunque questo è il mio preferito. Poi c'è un rosa anticato molto carino e 2 rosa più chiari, uno un po' più freddo e un altro un po' più caldo. Sono tutti e 4 glitterati, però non quel glitter che ti dà fastidio alle labbra quando le vai a parlare o comunque a muoverle. Hanno un aspetto molto vinilico, non si sciolgono, non sbavano.
sono abbastanza resistenti. Io comunque sotto metto sempre una base di una, con una matita, faccio sempre la base con una matita, coloro, definisco e coloro tutte le labbra con la matita e poi su vado con un pennellino a sistemarle sulle labbra. Ora vi faccio vedere i colori sbocciati. Allora, il più scuro è il primo. Il secondo è il rosa un pochino più chiaro, poi metto un pochino più scuro, scusate, poi metto il rosa freddo. Eccolo qua e dall'altro lato il rosa caldo. Il rosa caldo ha dei glitter in più, è un beige rosato. Quindi è più, ha un pochino più di giallo del, dell'altro. Allora, i colori sono questi. Come potete vedere sono molto vinilici, sono molto belli. Questo è il mio preferito, questo è il rosa un pochino più scuro. Questi sono gli altri due rosa, quello sul più caldo e quello più freddo. Hanno una tenuta, come dicevo, ottima sulle labbra, mi sono piaciuti tanto. So che la Cargo non si trova più in Italia, prima era venduta da Sephora, mi strucco la mano, però so che è di facile reperimento su internet, quindi se avete occasione di trovarla anche all'estero, dateci un'occhiata. Io ho provato una matita che ho anche recensito, mi sono trovata benissimo. Ho un duo di ombretti molto setuosi, sono molto belli, un blush o se non erro opaco, lo uso poco perché è un colore, come dicevo, un colore tendente al freddo, quindi non mi sta benissimo, però è molto bello. Poi una specie di cipria in liquida che una volta stesa sul viso si trasforma in polvere, un prodotto secondo me eccellente per l'estate quando vogliamo essere opache ma non desideriamo ovviamente l'effetto gesso sul viso. Prossimo prodotto che devo recensire è in questa confezione della Collistar, che è il Top Coat effetto gel e volume. Vi devo recensire la penna perché il Top Coat l'ho già recensito e trovate qua il link che vi rimanda alla recensione. È un prodotto che ho odiato, a differenza invece della penna, che è fatta proprio con una penna, scusate la luce, io l'ho scelta in rosa, è proprio come una penna, ha una punta abbastanza sottile che permette un tratto ben definito dei disegni che volete fare, va shakerata, cioè lavata dentro prima di iniziare, poi premuta un po' di volte la penna su una superficie per poter far scendere bene il prodotto, poi regala un tratto molto molto carino. Vediamo se si vede. Questo è il tratto più sottile che riuscite a fare a confronto di un'unghia. Il colore è un bel colore rosa, mi piace molto. Io l'ho utilizzato, ho fatto diverse nail art un attimo, diversi disegnini fascillini sulle unghie. La prima volta che l'ho provato ho fatto una specie di lunetta che poi ho riempito con un altro colore per poter fare la French. Non sono molto brava con i pennellini proprio da smalto, e con lei ho fatto una specie di stellina sull'anulare molto piccolina. Un'altra volta feci la croce centrale della bandiera inglese, però fatta con i rosa e con i fucsia, tipo la Rimmel London mi andava. E si asciuga molto rapidamente, il tratto che lascia è sottile ma opaco, non lascia un effetto lucido, quindi mi è piaciuta molto, almeno a lei. La scatolina qua col Top Coat disgustoso l'ho pagata 10 euro, una magra consolazione che almeno la pennina funzioni. Altro prodotto da recensire è questa crema corpo della Revlon, gel corpo snellente, 24 ore di idratazione per tutti i tipi di pelle. Gel corpo studiato per ridefinire la silhouette grazie alla sua azione snellente e rimodellante. La pelle appare più tonica e compatta, gli inestetismi cutanei sono visibilmente ridotti. No. Per niente, no, non è una crema snellente. O sei già magra di tuo e hai una sputaccia
di cellulite, allora ti aiuta a risollevare un attimo, ma se sei una ragazza normale, no. Idratante e idratante. Ha un odore tipico delle creme da anticellulite, quindi non molto gradevole. Il colore, allora ve lo faccio vedere. Lattiginoso, che dà un pochino sull'azzurrino. Si assorbe abbastanza facilmente. È fresca e rinfrescante come crema. La puzza della crema sparisce entro poco tempo, quindi non è fastidiosa, l'odore non è fastidioso, però non è snellente, quindi no. Poi devo recensire questo, non è un borsellino kitsch, ma è un portapennelli con dei pennelli dentro che mia mamma mi ha comprato, l'ha trovato al mercato. Ci sono diversi pennelli, classico pennello, ora ve li mostro un pochino. Ok. Il primo è un classico pennello grande da cipria, ma anche da blush perché ha un viso un pochino più grande. Setole sintetiche col manico nero. Questo è comodo ovviamente per passare la cipria, per sfumare se si è esagerati un po' con il blush. Buono. Il secondo pennello è quello che mi ha entusiasmato di più perché ha una forma, è molto piccolino. Guardate, e ha una giusta grandezza per poter effettuare un buon contouring al viso. La sezione non è perfettamente tonda, è un pochino piatta, quindi veramente accompagna in modo molto gradevole la stesura della terra per fare il contouring. Questo mi è piaciuto molto. Poi, vabbè, diversi pennellini piccoli a setole molto morbide, comodi per fare piccole sfumature di precisione all'interno della piega dell'occhio. Io li uso molto spesso e di queste ce ne sono due, uno e due, che ora rimarranno qua perché per ora ce l'ho. Appena quello che ho, che già inizia a fare un pochettino i capricci, però ce l'ho da 5 anni ormai. Appena quello mi abbandonerà, prenderò uno di questi due. Poi c'è un pennello, a dir poco terrificante, è duro, ha le setole troppo dure. Io pensavo che fosse un pennello tipo sfumatura o anche per applicare il correttore sotto l'occhio, ma è estremamente duro e fa male, quindi non si può sfumare sull'occhio, non si può applicare un prodotto sotto, quindi non so che cosa ne faccio. Poi vediamo. Poi c'è un altro pennellino piccolino dalle setole un pochino più compatte, ottimo per applicare i rossetti. Poi c'è un piccolo pennello a ventaglio con le setole molto succede, con poche setole, quindi non troppo doppio. Ottimo questo per spolverare la cipria quando si usano colori forti e si mette più cipria sotto l'occhio per evitare che gli ombretti macchiano la palpebra. Poi vai a spolverare e si leva tutto. Non ho provato a fare il contouring, probabilmente si potrà fare. L'ho visto fare a Clio, quindi non so se ho la stessa manualità di Clio, però ci posso provare. Magari. E magari la prossima volta ci provo. Poi, oddio, tirati su. Ombretto angolato dalle setole molto dure. Questo è ottimo per risistemare e ridisegnare le ciglia, perché, le sopracciglia, scusate, perché è veramente compatto e dalle setole molto dure. Quindi disegno un tratto preciso del sopracciglio. Poi i classici pennellini, questo qua. Tipo mascara, l'ho usato sia per risistemarmi le sopracciglia, scusate, sia per pettinare le ciglia prima dell'applicazione del mascara, sia quando non ho piegato le ciglia con il piegaciglia, sia senza piegare le ciglia col piegaciglia. Poi c'era un applicatore in silicone. Questi tipi di applicatore, se li trovate, acquistateli perché sono favolosi per raccogliere gli ombretti e depositarli sulla palpebra.
l'effetto è veramente di un bel colore pieno. Mi piace, preferisco il silicone, anche se le classiche spugnette non sono in silicone, però questo è il secondo applicatore in silicone che ho e mi piace molto. E poi ovviamente il classico per le sopracciglia, niente di che. Io vi consiglio, ve li consiglio questi set, se li trovate, Yama l'ha trovata al mercato, a 3 euro, tanti pennelli anche buoni. Ovviamente appena presi sono disgustosamente sporchi, quindi vanno lavati e disinfettati tantissimo. Oddio, sto morendo di caldo, scusatemi. Però sono molto comodi per chi non è una professionista del settore e quindi si trucca da sul suo viso, non ha bisogno di chissà quali strumenti costosi. Con 3 euro vi portate a casa dei buoni pennelli. Io quello da contouring lo adoro, quello piccolino. Si potrebbe applicare anche il fard, sì, ma io preferisco quelli un pochino più cicciotti dalla forma tonda, mi piace di più l'effetto che mi regalano al viso. Poi cosa dirvi più? Vabbè, si asciugano molto rapidamente perché sono sintetici, i pennelli sintetici asciugano con più facilità. Mi sono piaciuti, ora vedo se mia sorella ha bisogno di qualche pennellino, glielo do. Ok, ora ho dei campioncini da fare recensione. Ok, il primo prodotto da recensire in campioncino è questa crema della Yves Rocher che si chiama Sebo Specific Ultra Matte, una crema a giorno per le pelli grasse e miste. Ha un odore molto delicato, non fastidioso all'olfatto. È una di quelle creme che, come tutte le creme che ho provato finora della Yves Rocher, si stendono molto bene, quindi ne occorre poco per idratare e distribuirle su tutto il viso. Questa lascia un effetto ultra opaco, veramente non sentite la pelle. Sì, è opaca, però non la sentite tirata perché è ben idratata. È un'ottima crema per questo periodo in cui fa caldo e non abbiamo voglia neanche di metterci creme addosso. Con questo tipo di crema ci idratiamo, abbiamo un effetto opaco straordinario. Non so neanche quanto costa, mi devo informare. Questa mi è piaciuta. Poi, ancora i Brochet Hydra Vegetal crema, come ti chiami? Crema ricca idratazione intensa 24 ore. Questa. Allora, è una crema dall'odore, no, non malaccio. Questa, a differenza dell'altra, è una crema che si sente veramente estremamente idratante, vi lascia lucide assolutamente, però è idrata, che è veramente una bellezza. Come l'altra ne occorre poco per poter fare tutto il viso. Scusate se mi tocco i capelli, ma sto morendo di caldo, non ce la faccio più. Poi che dire più? È per le pelli da normale a secche questa. Io ho una pelle normale fondamentalmente, sono leggermente mista al centro, però ho le guance normali, non secche, anzi forse un pochino sul contorno, però sono una pelle normale. Estremamente ricca, la consiglio veramente a chi ha una pelle disidratata all'ennesima potenza, non a pelli normali. Poi, ancora i brochet della linea bio, se non sbaglio sì, certificata EcoCert. Allora, qua dice 99% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni, coloranti. La crema si chiama idratante vellutato per il viso all'aloe vera bio. 99% di ingredienti di origine naturale. Il 24,5% sul totale degli ingredienti sono di agricoltura biologica. Cosmetico biologico. Ecologico e biologico certificato EcoCert. Allora, questi non so se riesco a farveli vedere.
so proprio sono gli ingredienti. Se qualcuno di voi è avvezzi all'eco bio o eccetera, mi faccia sapere un po' com'è quest'incile, sono veramente curiosa, io non ne capisco un granché, però sono curiosa. Questa crema si assorbe veramente in modo molto veloce sul viso, non lascia un lucido. L'unica pecca negativa è che ha un odore veramente eccessivamente forte, ma eccessivamente, veramente, mi sto esagerando stasera, comunque veramente forte. Dà un attimo fastidio appena messa, però poi evapora, non so se c'è l'alcol, però evapora e non si sente più questo odore molto forte. La prima volta che l'ho messa, oddio, che puzza! Però poi ti ci abitui. Come le altre si stende facilmente, non c'è bisogno di tanta crema per poter stendere sul viso e mi è piaciuta. Anche di questo non so quanto costi, però. Ultima crema e ultimo prodotto da recensire questa sera è della Bottega Verde, sempre una crema per il viso, una crema per il viso da giorno della linea Miele, Mille Fiori, Artiglio al Miele, protettiva. È una crema senza pretese, idrata quanto deve idratare, non lucida, si assorbe rapidamente, non lascia unti o zone particolarmente appesantite, ha un odore delicato di miele, mi è piaciuta, io forse non proprio questa, un'altra della stessa linea l'avevo già provata, queste al miele sono veramente molto buone. Io vi mando un bacione. Spero di esservi stata utile con queste recensioni. Nota di servizio. A fine luglio lasciamo questo appartamento, io e la mia famiglia. Ci trasferiamo finalmente a casa nostra. Noi siamo stati finora in affitto. I miei genitori sono 30 anni che sono in affitto. Finalmente siamo riusciti ad acquistare casa e a fine mese lasciamo questa e andiamo a casa nuova. Per un po' probabilmente non riuscirò ad avere internet a portata di mano, quindi mi sarà difficile rimanere in contatto, riuscire a fare video per caricarli, però appena possibile ritorno. In più l'altra parto per la vacanza culturale, quest'anno ce ne andiamo a Praga, sono contentissima. Un'altra cosa, se vi interessa, visto che in questa camera è iniziato il mio amore per cosmetici e comunque il beauty, non avendo un posto bello fisso dove mettere le mie cose, le ho sparse un po' per la casa, tipo qua su, le mie trousse tipo pupa eccetera, da una parte ho le creme, da un'altra ho gli smalti, in diversi cassettini ho le mie cose, in diverse trussettine inserite nei cassettini. A casa nuova ho in mente di regalarmi un angolo, di riuscire a ricavare una specie di comodino, visto che è abbastanza alta, di farmi una piccola vanity table, la voglio fare io. Quindi se vi interessa, magari quando sarà tutto pronto vi porto nella mia nuova stanzetta, perché mi era stato chiesto di fare la postazione trucco, ma io non ho una quindi in questa stanza non avevo una postazione trucco. Portavo le mie cose dalle varie parti della stanzetta, qui sulla scrivania mi truccavo, poi le rimettevo a posto, perché non ho, essendo nata un po' alla volta, dove trovavo il buchino là inserivo le mie cose. Invece a casa nuova, ripartendo da zero, decido in quel momento come sistemare. Ho diverse scatole, scatoline anche carine da poter mettere in modo un po' particolare. Quindi se vi va vi posso far finalmente la mia vanity table, mia collezione di trucco, che poi tanta collezione non è, ho poche cose che mi fanno preparare, mi aiutano a essere, non dico presentabile, ok, però ho le mie cose del beauty, quindi se vi va ve lo posso fare finalmente. Forse da un paio d'anni che quella ragazza mi fece la richiesta di questo video, non l'ho mai potuta accontentare perché non avevo
un angolo della stanza. A casa nuova ci sarà, quindi. Ok, io vi mando un bacio, vi auguro una buona estate a tutti e a tutte e ci vediamo appena internet ritornerà tra le mie berrane. Ciao ciao, un bacione e in gamba!